La fata della luna, Filippine. Tanto tempo fa, in Oriente, su un'isola di un immenso arcipelago, viveva un contadino di nome Juanito, che era padrone di 10 bufali e di molte risaie. La vita e il lavoro si svolsero regolarmente, senza difficoltà, fino a quel giorno in cui accadde una cosa strana. La più grande risaia che possedeva si era trasformata in uno stagno con acqua profonda, color oro. Appena si sparse la notizia, tutti gli abitanti del villaggio corsero a guardare. Stai tranquillo, Juanito, non ti preoccupare. È sicuramente un segno favorevole. L'acqua oro ti farà diventare ricco e quando lo sarai, ricordati dei tuoi amici. Lasciatelo in pace. È un cattivo auspicio, è un maleficio. Juanito, preparati ad un lungo periodo di disgrazie. Le persone che si erano radunate litigarono a lungo, ma quando si resero conto che la discussione non avrebbe portato ad alcun risultato, si comportarono nel modo più originale e civile. Abbandonarono il contadino ai suoi pensieri e tornarono alle loro capanne. Quindi Juanito rimase solo, sulle rive dello stagno, seduto fra i cespugli, a guardare sconsolato le acque color oro. Può essere pure un segno positivo, ma questo misterioso evento mi ha rovinato l'intero raccolto. I pensieri di Juanito e il silenzio che avvolgeva la radura furono rotti da voci sconosciute. Al contadino sembrò di sentire ragazze che ridevano e scherzavano. Guardò a destra, guardò a sinistra, nulla. Riguardò con più attenzione, temendo che il crepuscolo ormai avanzato avesse disturbato la sua ricerca. Niente. Alzò gli occhi e con meraviglia e con spavento vide un gruppo di bellissime fanciulle vestite di rosso, con ali di farfalla sulle spalle, scendere dal cielo e tuffarsi nello stagno. Impietrito, Juanito rimase a lungo a guardarle nuotare, giocare e spruzzare acqua tutt'intorno. In un lampo, i suoi dubbi sparirono. Ecco chi ha provocato la rovina della mia risaia. Con un balzo uscì dai cespugli e gridò: «Ehi voi, chi siete? Cosa avete fatto alla mia risaia?» Le urla di Juanito spaventarono le ragazze che uscirono dall'acqua e presero il volo. Sembravano uno sciame di farfalle rosse. Solo una non riuscì a fuggire. Le ali cucite al vestito si erano impigliate nelle canne della riva. Juanito, furibondo, si avvicinò e la afferrò per un braccio. «Dovrei tagliarti la testa! Ora che la risaia è diventata uno stagno, chi mi ripagherà il raccolto perduto?» «Mi fai male! Sono Abigail, la figlia del re delle fate, e non posso trattenermi sulla terra! Lasciami!
Ti supplico! Juanito, invece di lasciarla libera, la condusse a casa sua. Durante il tragitto accadde un nuovo prodigio. La rabbia scomparve, lasciando il posto alle buone maniere. Ma che cosa era successo? Nulla di particolare. Si era innamorato. La bellezza della figlia del re delle fate gli fece dimenticare la calamità della risaia e lo fece tornare a quel che era, un uomo rispettato e cordiale. Con tutta la dolcezza che possedeva, le chiese: «Vuoi diventare mia moglie?» Alla ragazza l'idea non dispiacque. Juanito era bello, forte e sicuramente non le avrebbe fatto mancare nulla. E così si sposarono. Il contadino però sapeva bene che non sarebbe durata. Gli spiriti celesti, infatti, non possono restare a lungo sulla terra. Abigat, prima o poi, se ne sarebbe andata. Per allontanare il più possibile il momento del distacco, Juanito nascose il vestito rosso con le ali di farfalla in un riparato angolo della dispensa. Senza di esso, la piccola fata non avrebbe mai potuto volare sulla luna e tornare alla casa di suo padre e alle dimore delle sorelle. I due sposi vissero felici. Ebbero una bellissima bambina che fu chiamata Bugan. Juanito la adorava e la piccola lo accompagnava ovunque. Un giorno il padre andò solo nei campi e la figlia rimase ad aiutare la madre, che le disse: «Bugan, piccola mia, vai in dispensa e prendi le spezie per cucinare il pesce». La bimba frugò dappertutto, ma non riuscì a trovare il barattolo con i sapori. Ad un tratto, in quell'angolo quasi irraggiungibile della dispensa, vide uno splendido vestito rosso, ornato con grandi ali di farfalla. La bambina lo prese e corse in cucina. «Mamma, mamma, guarda cosa ho trovato!» «È il vestito che portavo quando ho conosciuto tuo padre», rispose la fata. E senza badare al riso che bolliva e al pesce che cuoceva, se lo infilò. Quando Juanito tornò dal lavoro dei campi, trovò la moglie vestita di rosso, come la prima volta che l'aveva vista, che lo aspettava con la bambina in braccio. Le grandi ali di farfalla battevano piano. «È ora che io ritorni da mio padre, Juanito. Sapevi che prima o poi sarebbe successo», disse la fata. «Ma siamo felici insieme. Se proprio devi andare, portami con te». «Non posso. Le mie ali non sono abbastanza forti. Porterò solo Bugan, che è piccola e leggera. E adesso, addio, Juanito. Non ci rivedremo mai più». «No, lasciami la bambina!» Juanito si lanciò contro la moglie, cercando di strappare Bugan dalle braccia, ma la fata aveva già preso il volo ed era inafferrabile. In poco tempo madre e figlia furono così alte nel cielo che Juanito non le vide più. Il contadino rimase seduto sulla soglia di casa con il viso tra le mani, disperato. Aveva perso in un solo istante moglie e figlia. Rimase nel suo dolore, senza muoversi, fino al sorgere della luna piena. Juanito la guardò e scorse, ritagliata fra il candore luminoso della superficie,
l'ombra di una donna alata che teneva in braccio una bambina. Era Abigat sua moglie, la fata, che insieme a Bugan, sua figlia, aveva appena fatto ritorno alla casa di suo padre. Chi oggi guarda la luna e si chiede cosa sia quell'ombra scura disegnata sulla sua bianca superficie, ora conosce la risposta.